Sass. Ah, Aia. ok. T'ha lasciato ancora. Mi spiace, sei arrivato in ritardo. Ti ho lasciato prima io, Seba, mi spiace. Che dichiarazione. Ma io qua devo ridurmi le impostazioni. Ok, porca. Si dice. Dove cazzo è mo la mia chiave? Download. Ottieni il codice. Eccolo qua. Lo metto in chat per copiarmelo. Sì, certo. Copiatelo. Sì, molto sì, dai, bene, dai, dai. Provalo, signori, provalo. Signori. Ma che bella vita, si è appena unito a noi. Benvenuto. Frizzante come vita, sì. Diciamo benvenuto a che vita di merda. Ah, spazio richiesto 100, ma è pesante sto gioco. Ottimista. No. 50. No, no. 50 euro. Mi dice che non ho abbastanza spazio disponibile sul disco. Cioè. 120 giga. L'anima del. Cambia disco. Eh no, devo disinstallare qualcosa. Cambia Discord. Allora, ah, che anno 1800. Ecco, tu vai via. Hai ancora anno 1800? Bello. Lo sai che è uscito 7 anni fa? Si sa già. Ecco, sì. Ludwig, siamo in 3 banane. Manca la 4ª banana, eh. Company of Heroes 2, tu vai via. Come la 4ª banana? C'è la 4ª. E chi è la 4ª? Chi ha la 4ª? Io. E secondo te quanto? Sì, ho capito, ma chi ha la 55 giga. E che c'è? C'ho la fibra. E quanto la ci mette? Sì, c'è la fibra già. Anche Simon c'è, eh. Cazzo, devo disinstallare Marvel Avengers. No, però questo avevo detto sì, dai, vaffanculo. No, dai, questo lo voglio finire nel 2074. Ma dura 2 ore la campagna, eh. Appunto, però se l'ho tolto. Basta, troppo tardi. Beh, lo installa dopo 10 minuti. Dovrebbe bastare. Beh, io vado a mangiare, Lo legge il joystick. Ciao, allora, abbiamo Abbazzone, abbiamo Simon, abbiamo Ludwig. Ciao, qua si fa un altro party, si fa un altro party volendo. Installa. Oh, quanto spazio. Maronna, adesso 260 giga disponibile. Maro. Rofra, perché non hai ancora avviato il gioco, zia? Che ne so io. Che ne so io, mica mi chiamo Mike. Poi sicuramente su Origin Epic, sai quanti giochi da disinstallare, cioè, ma non voglio far finta di niente. Esatto, fa finta di niente che è meglio, no? Cioè, se no è errore, no. Io sono pronto tra 10 minuti esatti, mi dice Steam. Anche vabbè, è giusto un livello bene. Praticamente. Sì. Dai, 10 minuti e ci sono. Se avessi avuto Fastweb alla piena potenza, Mike, erano 3 minuti. Ah, hanno 1800, ok. Capito. Sì, se avevi 70 GHz di potenza virili. Potevi essere più intelligente e più bello, ma no, non è così. Victorinox non è barbonaggine, erano 1.5 TB di spazio occupato, che io non disinstallo i giochi, purtroppo. Che faccio? Tengo la penetrazione o la tolgo la penetrazione? Sono indeciso. No, devi tenere. Devo tenere. Basta che poi censuri. Che trovi un Seba violento, un Seba elfico, devi penetrare. Ma tu l'hai mai giocato sto gioco? Non so manco cosa sia. Allora sei uno dei migliori, anche perché facciamo il livello superiore. L'ha visto da me. Cosa ti ha visto? Ecco, ho visto per mezz'ora Lofra e Secco che stavano a guardare quel tizio lì che prende cose. Perfetto, il gioco è quello, guarda il tizio. E basta. Allora, video, qualità grafica, texture, medio, con particelle, vaffanculo, risoluzione, trasparenza, con qualità effetti sangue. Zio, voglio tutto il sangue io. 6 minuti, Mike. Sì, ma mi ha detto di interrompere immediatamente ciò che stavo facendo, addirittura di consultare il medico. Wow. Ma chi? Sì, ma se hai dei problemi... Il gioco. Hai problemi? Vabbè, ma se leggi solo l'ultima riga... Tu chiami il tuo medico alle 10 di sera e ti manda a cagare. Sì, ma anche tu sei un po' esagerato, però, eh. Esagerato. Non ce l'ho più il medico, praticamente. Ma non sarò un cazzo il medico. I medici di famiglia sono dei barboni. Diglielo, cazzo. Ma funziona o va a scatti? Fanculo, nel dubbio, unitevi, eh. Nel dubbio. Mettiamo tutto basso, vaffanculo, eh. Grandissimo Franz. Ecco.
Non c'ha il medico, sì, perché lui è diverso, è di... Perché nasci morto, secco? È del praticamente... Marco. In Piemonte devi capire che non hanno i medici di famiglia. Abbiamo solo veterinari. Esatto. Guarda questo che si deve mettere praticamente sul braciere per essere alla mia altezza. Hai visto? E non sono neanche alla tua altezza. Questo è un letto? Più o meno. Ma chi si combatte con tutti armati fino ai denti qua? Gli elfi, veramente? Sì, Legolas, Arthas, Cartagnan. Pure lui. Il tuo medico è simpatico. Sì, ma non dico che sia simpatico, è competente. Piccolo aneddoto finché Peps... No, che cazzo stiamo aspettando? Dai, facciamoci una missione, vaffanculo. 5 minuti. Tanto lui si può unire in itinere. Mettila più difficile che si può e andiamo. Perché? Così ti diamo una mano, no? A morire in vai. Comunque. Ma quindi ci sono i livelli? Da 1 a qualcosa? Sì, da recluta a leggenda. Anziché da clisma pure. Vai col clisma. Vai col clisma. Sì. Vado. Allora. Ho scelto il personaggio giusto. Boh, che cazzo non so. Il medico, signori. Il medico di famiglia mio è andato in pensione. Quindi c'è una nuova dottoressa. Mio padre, ovviamente, ha qualche problema con la pressione. Chi non c'ha problema con la pressione, no? Persino Pep c'ha problemi con la pressione, ma non lo sa. No, che cacchio. Anche le gomme. Esatto. Quelle là sì, sono sempre sgonfie. Vedi? Te l'ho detto che hai problemi con la pressione, ma non lo sapevi. Comunque, a prescindere da ciò, siamo arrivati al punto dove praticamente aveva mal di testa da 3-4 giorni. Prendeva una terapia, ovviamente antipertensiva, per farla molto breve. Non è che gli ha detto misurati la pressione per 5 giorni, poi ne riparliamo, fai quel cazzo. No, gli ha detto semplicemente, beh, invece di prendere 50 mg di sta roba, prendine 100. Così. Sposto i nuovi arrivati. Perché ci sono nuovi arrivati? Sì. E chi sono? Lui. Uno è il camionaro di Frascati, eccolo. Buonasera. 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 A tutti. Chi ha parlato? Ciao. Stiamo organizzando il secondo turno. Nessuno. Secondo turno di consegne. Che stanno a fare? Consegne di pizza. Una pizza, una prosciutto e funghi. Con salamino piccante sopra, grazie. Sai che effettivamente, ma anche potrei fare le pizze e potrei mettere glu a consegnarle. Porca troia. Potresti farlo anche su Fivem. Dove sta scappando sto bitch? 2 minuti e mezzo. Guarda, che tensione. Io ci ho messo 6 ore per scaricarlo. Ma non hai la figra. Anch'io ci ho messo 6 ore. C'ho quella di plastica. C'è quella brasiliana che arriva. La variante brasiliana. Quella diciamo costruita sul RAM. I rifornimenti medici qua. L'ho ammazzato io quel tizio, Dove? Dove? Mi piace il pistolone tuo, Mike. Mi piace, Dettelo. Guarda, gira pure. Se lo faccio girare. Mi sa di quei gunner. Ci in partita qua. Da me. Ecco, qua veni. Bravo. Aia, già siamo due cose un po' strane, vedete, Dalla chat di Steam devo fare l'offra. Sì, il primo che ce la fa vince. Ah, cazzo, posso. Occhio. Ok. Cioè, peggiora con Simon, devo abbassare di livello. Beh, basta fare recluta, non è che... No, eccolo lì. Ma domanda ignorante, cioè voi... Blu. Quindi loro adesso che si fanno la loro partita possiamo anche spostarli nell'altro altro canale, tipo, no? Poi ci avete spostato. È colpa di Lofra! Colpa di Peps. Che c'entro io? Che bello, che bello. Fino alle 2 di ieri sera abbiamo fatto questa cosa, che capito? Fare, eh? Cioè poi... Cos'è la serata anime a Bazzone? Okay. Cioè, sono curioso, Cristo. Oh, occhio. Che sei qua a terra? Mi hanno atterrato. Ah, una pepseria, questo. No.
po' di pizza e un po' di polvere di Pepsi nella pepseria. Ok, ma okay, certo. Vieni. Arrivo. Oh, Fra. Gli altri due sì. Bordo. Non è che li risposteresti giù? Ci provo. Non per cattiveria, banane, non per cattiveria, chi sia chiaro, però stiamo facendo 77 minuti. No, tranquillo, è solo che non po- io posso spostarmi, non posso spostare lui. Certo, faccio io. Ah, Bazzon, volevo capire cos'era! Pep salirà mai all'estremo nord per incontrare Seba. Ok, non diciamo. Ma perché niente. Questa domanda, se tipo io non ci metto il Non diglielo! Ah, no? Ah, vabbè. Non diglielo, non diglielo che abiti tipo dietro casa sua. Tipo a X minuti da Como, no? Dove sta lui, provincia di Como. Non andate avanti, Un attimo. State buoni. L'ultima volta che sono andato a pranzo a Como ci ho messo meno di 40 minuti di auto. Sì, ma... C'è una musichetta di... Tanti auguri a te, ma che Cristo sto ascoltando? Ok. Più lì vicino. La parte ovest. C'è un sondaggio in corso di un'estrema proprio virilità, è incredibile. Amici? Ci incontreremo a metà via, quindi che cazzo c'è a metà via tra Como e il mio posto? Nel bar sotto. È finito Mike, è finito. Ma ti puoi unire. Possibile individuare pure, pure Mike, curati e poi vai. No, curami tu. No, ti sì. Curi di più tu. Io curo solo il 20%. Chi se ne frega, tanto io non muoio, vai avanti. Cioè basta, no. Basta. No, vieni qua, non fa altri tirghio. Guarda là, tac. Senti il trombone. Ma che è là? Hai sentito un asino ragliare? Perché l'ho buttato in acqua, Cristi? Ma perché cazzo gli avete sparato, porco di quel... Io ho sparato. Perché? Perché volete ammazzarmi, per quello, perché? Vai su, non possiamo metterci una vita. Hai intenzione di unirti, banana, Peps? Più o meno. Sì, sì, sta caricando. Allora, fatti il prologo, dai, che impari i comandi nel frattempo. Aiuto! C'è uno squalo che mi vuole magnare. Meno male che c'era il vetro. Come torno su io? Ah! Saranno S1, Seba. Dietro, occhio. Mi sembra che tutto intorno a te, tipo. Quest'arma fa proprio cagare, madonna di santo Gesù bambino, quando ho preso la fucking alabarda. Che cos'è una alabarda? Come cos'è? È tipo quando fai un'esclamazione, Peps, e vedi praticamente una tizia, è presente il bardo. La barda fai. Esatto, esatto. È femminile. Basta, oh, free power! Una bella cantastoria. Niente, Peps, la tua destination, la tua casa non è più un segreto. Comunque poteva unirsi senza il prologo, guarda. No, no, va che è veterano qua, questo è mutante. Chi devo prendere? Marcus Gruber? Tanto non ti fa prendere quei nostri, quindi... Prendi la strega, Peps, ti vedo bene. Mi piace l'arciere. C'è già secco l'arciere. Ce l'ho già io l'arciere. Victor Salsipire, là lo spadaccino, c'è qualcuno? No, quello può essere o Victor o la maga. Ma la maga delle lanterne, cazzo è questa? La maga dei lampioni. Guarda anche le fasi avanzate che fa Peps, perché poi si evolve. Dove è quello? E tutti gli eroi bloccati? Ah, sono quelle evolute. Sì. Ci sarà un tomo qua sotto.
Certo che sì. C'è nulla. Ho trovato la chiave. Che, di chi? Del tuo cuore. Di tu chi? Mike, chi hai preso? Io ho il primo, quel mercenario. D'Artagnan. Ho trovato qualcosa sotto. Sì, una chiave. No. Bello. Ma quando è uscito sto gioco? Nel 2018. Però sembra bella la grafica. È molto bella. È in costante aggiornamento. Però è impossibile connettere il gioco a Steam, che cazzo. Connessione interrotta, mi sembra molto stabile. Non solo tu hai questi problemi, eh. Questo succede se prendi le chiavi dalla Russia. CD case è russo, apposta. Ma no, non credo, sai. Ma che tu compri da qualcuno che non sai dove va. No, beh. CD case no, è come instant. Solo che non è di Hong Kong. Quindi dici che mi devo fare il prologo? Sì, hai 10 minuti di pari comandi e dopo non rompi i maroni. Come si fa questo, Mike? Come si fa questo, Mike? Cazzo! Perché lo sai che quando hai puttiggio... Come cazzo si fa questo? Mike, come si preme il tasto sinistro del mouse? Mike, come si leggono i sottotitoli? Prova a provare a sentire. Ma hai chiesto come leggono? Ma... No. Siete praticamente curati tutti. Sì, ma... Sì, siete quasi pieno. Non ci servi, capito? Questa è la lezione. C'è una testa che vibra. Ero sulla balconata e a un certo punto ho visto l'ofra. L'ofra sexy. Dietro di te c'è la pozza. Sì, ciao. Di chi? A chi dici? Ah, quella della velocità, mannaggia. Allora col nano, ma il nano quando parte tira dritto. No, ma perché c'è pioggia e scivolo. Dai, dov'è il tomo? Tiramelo fuori. Eccolo di nuovo. Quindi l'ofra è il nano? Sì. Purtroppo... Cioè, in realtà sono in ginocchio, però. Chi è? Oh. Sopra di me. Assassino. Lo vedo. Ah, ma si scende. Sopra di me c'è un grissino, sopra di me. Chi se ne frega, Nato, ne andiamo giù. Eccolo. E infatti era sotto di noi. Hai visto? Tec! Qua occhio a come avete scendiamo. Già sbloccato le versioni evolute. Ma ci metti un cazzo a bloccarlo. Cazzo, sei un Pokémon. Ci metti un attimo d'amore per provare il mio cuore. Scusate. Ho avuto una giornata libera, non ho lavorato, quindi ho trovato un po' di energia extra. Non ho neanche registrato oggi, volevo registrare invece un cazzo. Ho editato un video però, quindi dai, sono abbastanza sicuro, ok. Hai preso un video editate? Te lo danno Farm Manager Mike? Me l'hanno già dato 5 giorni fa. Lo porterai? Sì, ci farò la serie. Dovevo già farla per essere, sai come si fa, in anticipo, ma sai, io sono stronzo, quindi... Ah, quindi eri già autorizzato a farla prima? Già. Bravo. Allora sei stronzo, sì. Raga, c'ho un baule... Ah! Oh, cosa vedo? Cazzo, è proprio bella la grafica, però. E tu vedi, i miei dettagli sono al minimo, Peps, perché roba di cazzo la mia è 1070. Io mi sono messo in estremo, molto bello. Anch'io gioco in estremo quando non devo streamare. Chi è dove? Qua si combatte, ho appena tagliato un rotto in due. Dietro. Dà proprio soddisfazione, cioè, capito, tagliare questi. Cioè, madonna... Peps, lo amerai sto gioco proprio per questo. Aiuto! Aiuto! Cazzo di aiuto! Ah no. Giuro che sono rinchiuso in gabbia, Mike. Mi servirebbero un po' di cure. Venite! Dove cazzo andate? Venite!
Bella merda. Madonna, la mia vita proprio è schizzata. È schizzata. Ma la mia non si è ricaricata di niente con... Eh no, anche perché non si ricarica più, come puoi osservare, c'è un limite adesso. Oggi ho provato un gioco, raga, che non riuscite neanche a immaginare, non vi passa neanche per anticamera del cervello. Wow. Porca. Cos'è Animal Party? No. Sta arrivando una progenie, raga, una progenie. Vieni qua da me. Perché non venite qua? No. Aia! I mortacci. Carrie Diane, ti alza, aia tua madre. No, no, non a me. Eccolo lo stronzo. No, è caduto. Aia. Questo qui, ma se mi rompe il cazzo è un po' difficile. Delle botte clamorose alla schiena. Aia. È un po' difficile che io possa fare qualcosa se... Vai! Madonna Dio! Brucia! Non a me! Non a me e non a me! Sto venendo solo da te! Oh, mi ha preso! Mi ha preso! Mi ha fomentato in faccia! È giù, è morto, è morto! Beh. Aspetta, nano del ca, vieni qua! Dove sei? A me sta dando un po' di carne. Cos'è, no. Rasta adesso? Cos'è? Fia di rapporto, Rust. State vicino a me, va! Glu. Siete come gode secco, madonna santa. Bene. Abbiamo un po' di più di velocità, sì, perché abbiamo aumentato la difficoltà, ovviamente, quindi... È andato tutto bene. Chi c'è? Madonna, sta scatola è piena. Occhio, c'è uno strunzo. La... Guarda che lancio che ho fatto. Qua non so se... Passa. No, sì. Dai, vediamo se mi date fuoco anche adesso. Aspetta, che colpisco. Tagliato in due. Secco gode. That's a fire, that. You cannot escape judgment. Ah, bruciata. E non bruciano. Mi hanno fregato. Ce n'è uno qui. C'è... Eccolo, arriva, spostati, non vedo un cazzo. Non arriva di qua però. E allora torna. Eccolo, adesso arriva. Ok. Arrivava, sì. Che cattiveria. Vabbè, ma c'è Secco che corre davanti da solo, poi dice, ma è morto, ma è morto. Ma eravate dietro di me. È morto. Comunque questi sono Skaven, i topi sono Skaven per la scienza, eh? Sì, sicuramente me lo ricorderò. Guarda qua! Madonna santa. Un dado. Quanto sì. Hai fatto di numero? Oh, Secco! 7. Azzo. Secco! Sì, ecco. Dai, dai, su tutta, tirata la paga sul culo, ti sei salita la vita, andiamo. Posto. Ma c'è il FOV? No, affanculo! Ma c'è il FOV, sto coso? Sì, campo visivo. Arrivano! Da dove? Da qua. Oh, ci sono i gingiscan più grossi qua. I gingilli? 6 nelle budella ti tirerei. Oh, là. Possiamo fare un sondaggio sui giochi preferiti dall'infanzia di tutti? Allora, per parlare in italiano, cercando di parlare in italiano, Seba sta cercando di chiedere qual è dietro. Probabilmente... Mamma mia. Chi è? C'è ancora un assassino, lo sento. Comunque, anch'io. Ma deve essere qua dietro dove sono io.
invece sarà davanti. Eccolo, eccolo. Eccolo. Visto. Ma basta dire che è da un lato ed è dall'altro. Il tuo orientamento mi lascia senza parole proprio. Non è l'orientamento, è l'udito. Le cuffie da 5 euro, la Trust. Vedi. Ma se me le hai consigliate tu. Comunque buone, quelle. Della Trust? Quelle no, quelle per correre. Eh beh, te lo sempre. Vedi, io sono fucking influencer, io influenzo. Non pensavo, invece. Non male, dai. Comunque, a prescindere da ciò, da tutto ciò, aggiungerò una piccola nota. Lascia stare le opzioni, perché non ci saranno mai opzioni, signori. Perché i giochi che metterete probabilmente faranno giochi. Cioè, ci stanno varie età qua dentro. Quindi non ha senso fare un sondaggio. Quello che ha senso fare è semplicemente parlare. E dire essenzialmente qual è uno dei titoli che vi ha colpito di più. Io mi ricordo ad esempio che c'era un gioco. Oil Tycoon si chiamava. C'è un tycoon di olio. Oil, ovviamente in inglese sapete bene che significa petrolio. Quindi sì, Oil Tycoon era essenzialmente un gioco dove praticamente ti facevi un impero, costruire raffinerie, dovevi raffinare ovviamente il raffinabile, eccetera eccetera eccetera, ed era spettacolare anche perché giocavo, mi ricordo ancora, al tempo delle medie era. Pensavo al tempo delle mele. Le munizioni qua, ci giocavo con mia madre. Bellissimi ricordi. Ma parte devastata l'avete preso? No. Oh, la cecità, la cecità. Io non ci sento, voi non ci vedete. So i miei poteri da mago, vedo fare sto martello. Martellare in modo magoso. Guarda le abilità secondarie, guarda le abilità primarie, vedi, ecco la fai. Guarda qua. È sempre i dadi, botta di culo, sai che a volte non trovi niente, a volte. Ma com'è che. Ma dove bisogna andare? Là sotto. Tomo! Dove? Mi ha messo delle banane, l'ho fatto tutto io qua. Io non ho più modo di tornare da voi, dobbiamo scendere. Bene. Dead or Alive mi ha aperto gli occhi, sì, sulla fortuna essenzialmente. Eh sì, soprattutto la versione quella da spiaggia. Aia, c'è un assassino da qualche parte. Da me. Aia, c'è un fucking mago. Stai lì, bravo. Bravo bot. Cioè, si è proprio buttato. Bravo Mike, liberami. Aiuto. Sto venendo da te. Aiuto. Bot, salvami! Sto venendo da me. In tutto questo dov'è il mago? No, c'è pure un cazzo d'assassino, questo è il problema. Oh, ma... Tutti che urlano. Ma ho schivato l'assassino. Oddio, arriva l'ondata qua dietro! Aiuto! No, non andare indietro. Vai avanti. Amici! Guardalo Robin Hood. Ah, ma Karen. Ah, vaffanculo. Oh là. Quando finisce di ammazzarli finisce tutto. Tac! Ragazzi, vi lascio, domani parto per 3 giorni in Francia dopo Cannes per lavoro. Beh, non per 3 giorni non ci sarà una live, Alessio, quindi. Cioè, dopo Cannes per lavoro. Ma che sì. Lavoro è? Fanno fare le canne per lavoro. Bravo. Pensa. Tu sei un rivoluzionario. Ma da zucchero. Dopo l'ho studiato, sì, esatto. L'ho studiato a scuola. Farming Simulator. Bella, gli è uscita la testa. Ma che è Sly? Qualcuno conosce il gioco Sly? L'ho già sentito. No. Peps. Sì? Vuoi battere il record di prologo più lungo?
Sto bruciando tutti, ho trovato tutti e tre i compagni. Bene. Quindi è un gioco comunista. Esatto. Pronto, non capisco se sto bruciando loro o meno. C'è il martello, però non c'è la falce. Lui è praticamente Babushka. C'è un boss, gigante, elite, fuck. Potrebbe essere morto? No. Ah, salve. Ce n'era due. Tu madre. No. Tua Mike deve far tutto, deve far tutto Mike. Down here, ha detto, quindi è giù qua giù. E via. 2 su 3. Ecco. Bravo, bravo. Kerry Jan, grandissimo. Save me for the queen, ma che è? Pure la regina salva. Attenzione, i Sex Pistols. Occhio dietro. Occhio. Proteggetemi. Se bastas... Oh cazzo, sempre così sta canzone. Ma con quale voce? La voce di Maverick, quella del prima della canzone. Amici, sta arrivando il boss. Oh, qua sotto si può passare, quindi secondo me c'è qualcosa. Io posso stare qua. Vedete qua sotto? Ecco. Era un'ottima idea per dividersi. Ma non si può passare. No, non si può passare. No, è un buon posto dove stare a combattere. Qui siamo circondati almeno. Tutto qua? Prince of Persia, Madonna Santa, Prince of Persia, bellissimo. Chi che non ha giocato Prince of Persia? Io. No, non è vero. Sarà una pozione da qualche parte. Oh, il mago. Posso vedersi. Ma vai a cagare il Jerry, ma vai a cagare, mai giocato a Prince of Persia, sono troppo giovane. Ok, ah, fatto. Adesso che abbiamo finito, puoi unirti. L'hanno fatto, sì, non è il caso adesso però. Dal menu di gioco come faccio a unirmi? Non posso. Non è il momento. No, da Steam. Niente, a me non caga nessuno, vabbè. No, in realtà quando abbiamo finito lo facciamo partecipare così prende ricompensa. Qua. Quindi sinistra, aspetto sinistra, prima di entrare. Classico. Visto, ecco. Volete la cura? L'ho trovata una. Aspettate. Andiamo proprio faccia alla morte. Mi spiace, permette di essere più veri di quanto puoi immaginare. Quindi Seba ha scoperto dove abito. Aia. Sì, sa proprio l'indirizzo. Aia. Come si sposta? È stalkerizza. Pezzo, io ho voglia di una pizza, porca miseria. E Mike, se vieni qua te la posso fare. Se verrai in Basilicata te la potrò fare. Ne voglio almeno due di pizza a sto punto. Ma anche tre. Più ne faccio più mi diverto. È un anno che faccio pizza solo per due persone. Fanculo, mi ha tirato la legnata in testa quello. Amici, mi sta decapitando quello, ci sta provando almeno. No, non è vero. Chi? Come? Fanculo. Ma una volta non ne avevamo due. Non ne abbiamo mai avuto i due. E allora o qualcuno di voi ha lasciato giù la cura. Bravo, bravo. No, io no. Hai lasciato giù la cura, Slofra? No, non l'ho raccolto io. E chi l'ha raccolto?
Oh, non lo so, magari... L'avrà raccolto il bot, che sai che il bot ogni tanto lascia in giro la roba. Che bella merda nel caso. Dietro di noi! In the name of Seba, cosa ha detto? In nome di Seba. Arrivano da dietro finché voi vi state eccitando davanti. No, no, sono bloccato. No! Arte devastata sotto, Sì, peccato che stiamo sopra combattendo. No, ma anch'io sto sotto. Non mi cagano per ora. Non mi cagano. No, non è vero, saltano su. Incredibile, ma è tipo la soluzione a ogni problema. Non sto venendo da destra. Che l'opera si fa ai giretti? Non è vero, non sto facendo i giretti. Beh, non ti sto vedo cercando. Sto sopravvivendo sotto. Tech! Nah, Dio santo, qua non vedo l'ora di cambiare quest'arma. Ok, no. Arte devastata, sotto. Esatto, qui. Ah, cioè tu stavi in angolino. Sì. Ti ho scritto dietro il barile. Buonasera, buonasera. Bambin Gigi, o forse dovrei dire uè! Un attimo. Mi spiegate perché a me Age of Empires non mi ha mai fatto impazzire più di tanto? Ma debbo entrare o ancora no? Quasi. Mi spiegate perché non mi ha mai fatto impazzire quel gioco? Ero strano io. Beh, un po' sì. Ho trovato un grimorio, ho visto il banano. Chi? Dove? Io no. Nella scatola c'era, quindi probabilmente l'ha preso Victor a sto punto. Il bot non ha niente, però. Il grimorio non ce l'hai addosso. Ah sì, ce l'hai addosso, ce l'ho io. Io l'ho visto, Infatti, grimorio 1 su 2. 3 dadi bottini e un tomo. Un tablo, vedi. Qua dentro c'è un maestro di cura comunque, da qualche parte. A proposito, statemi vicino. Tienimi la mano. Namo? Là c'è una pione. Io? No, ma che mira. Ok, sai che ho trovato la cura. Jump, boom. Jump, boom, boom. Bomba. Dove? Qua dove sono io? Presa. Abbiamo giocato a Cities in Motion, certo ci ho giocato ed era un titolo primordiale appunto dei... Oh, qua c'è una pozza Grimorio. No, c'è una pozza qua, raga, della concentrazione. Adando Rivane, che io c'ho una bomba. Là davanti c'è un mago dove stanno nel nano, arrivano da dietro. C'era un mago, sì. Ammazza, che lancio del merda. Ma vi faccio danno? Adesso? Sì, porca troia. Perfetto. Sì, ma pure a noi hai fatto danno. No, infatti. Era un test. Aiuto! Maggiate.
Nano! Vabbè, ma state come nuovi, minchia. Sempre a lamentarvi. Sì, esatto, come nuovi. I'm blue, dabdi. No, non so come è nata. Comunque, Cities in Motion è un gioco abbastanza primordiale. È abbastanza. Ci sono due versioni di quello addirittura. C'è l'uno e il due. Cities in Motion? Sì. Non è male, però è un po' vecchio ormai. Presa. Come ha abbandonato il tomo? Tomo. Pure un tomo. Io. Quindi ne abbiamo due adesso. No, abbiamo uno. Io ce n'ho uno. Quello che ha buttato giù Mike. Esatto. Bene. Amici, andiamo. Magari lo finiamo sto livello. Forse. Che ho un aeroplano. Muorici. Oh, c'è il trick. Questo era bello, La fase la dice? Sì. Come se fosse una traduttrice. One shot. Come on, Jory. Sembra Centrifixio. Fammi un trick, dai, salta, ehi! Hey. Fatto! Cura, cercare l'off. No, te lo diciamo noi. Che palle! Ma vado a giocare a Assassin's Creed, se non ti muovi. Il 2? Sì. Bravo. No, Valhalla, che ci siamo quasi. Sto facendo Valhalla. Wallera. Non viene, eh? Vediamo un po' da sotto. Ah, c'è un ciccione qui. Ha perso il libro. Da sotto. È da qui. Ti ammazzo tutto. Apposta. Guarda, qua ce ne erano due praticamente. Chi è? Chi è che parla? Oh. Ma che cazzo? Maghetto! Na. Maledetto! Yeah! No! Deve scendere, non salire. Cazzo per il canale, ok. Vabbè. Non sono tutti nostri, La tomba di Gulmarak. Cazzo, proprio lei? Ma da giovane, ho trovato le scuole insieme. No, io conosco solo Gilgamesh e basta. Munizioni e bomba. Grande Gilgi. Gulmarak era praticamente il cugino di Gilgamesh. È probabile. 3 infezioni di Nurgle depurate. Dai amici, depuriamo tutto qua. Appena finiamo di pulire, arriva Peps. Esatto. Così si prende un po' di equipaggiamento. Posso entrare? Se entri adesso muori. È degno! Ma dov'eri? Questo è una folla. Come siamo messi a banane, Diva? Che devo farci un milkshake. Suona un po' male il milkshake con la banana. Oh no, Diva, io e te dobbiamo fare una discussione, bello. Che ho? Aia. No, ma dai, ti avevo ucciso, maledetto, senza vedere, proprio no scope. Non scope mai proprio. Andiamo giù, che sennò poi rimaniamo bloccati, questi muoiono. Oh, occhio dietro. E la madonna. Io starei anche morendo, wow.
che ho. Ok, buboni, occhio. Eccoci, grazie, appunto. Ecco i buboni, è vero. Sono, è colpa loro. Vieni qua, nano, vieni qua, Cristo. Cosa c'è? Grazie. Cioè, va bene se ti cura anche qualcun altro, vedo. Meglio. Bubone, bubone, bubone. Vabbè. Vabbè, questo che caga la bomba proprio qua, ce ne so io. È un grandissimo cattivone. 8 su 9 buboni, raga, ci serve uno, non scendere lo fra, distruggi l'ultimo bubone là dentro. Dov'è? Dov'è? Lo vorrei dirtelo, Cristo di quel santo, ma ho un problema. Ah, bene. Devi cercarlo nella galleria dietro di te. Va bene, va bene. È fatto. Giusto. Ok, fatta. Quella era una depurazione. Attraversiamo dall'altra parte, magari? Vabbè, quasi sicuramente se era una cosa da missione, comunque potevamo risalire. Ecco, vaffanculo. Mi tirate su? No. Arrivo. C'è un po' di schifo. Ma posto. Com'è? Addio al domo. No. No, io sono morto in maniera definitiva. Aia, è un cazzo. Anche io. Tutti. Yeah. Non entrare, Peps. Devo o non devo? Oh cazzo, sono già le 10:10. Madonnina santa. Aiaiaia. Eh sì, purtroppo la prossima live sarà tra qualche giorno perché mi tocca lavorare. Incredibile. C'è vergogna. Già. Bella merda. Non c'è più il tempo della libertà, il tempo di quando potevi fare cose. Ma la potenza. Madonnina santa. C'è. Comunque, entra, Peps. Entro? Sì. A parte in remoto ha chiuso la connessione. Che cazzo hai fatto? Banana. A caso? Finisci della partita. Ma non c'è. Ah sì, adesso c'è. Ufficiale sì. O modificato se hai l'offro? Se mai buttato fuori, sei ufficiale. Pure a me. Sono un ufficiale. È l'offra che ha buttato fuori tutti. No, no. Il loot solo per me allora. Fate i bravi bambini. Tutti bravi. Il pesce. Edizione piena. Ma non pure è vero. Siamo qua. Siamo in due. O è piena o non è più. Allora facciamo così. No, non fare niente. Falla adesso. Entra adesso. Ecco, adesso. Niente, vaffanculo. Uccidi 3 mostri in gruppo. Che vuol dire? Sono i boss, i mostri. Che Cristo sono i mostri? Allora, inventario 99. Potenza contro il caos, possibilità di colpo critico. Potenza contro Scaven, velocità d'attacco. Rifacciamo la stessa missione? Ma dal menu principale come si vede se sono nel gruppo? Perché c'ho rifacciamo la stessa missione? Sì. Okay, Mike, Lofra, come si vede se sono in gruppo? No, non sei in gruppo. Devi fare e io ho fatto unisciti alla partita, sì, però mi ha messo... Sei entrato nella schermata del personaggio, adesso fai clic destro di nuovo, fai unisciti. Ah, ok. Dove cazzo è Steam? Colpi e critici a distanza di lui col tempo di recupero la tua abilità e la carriera. Non è che mi fa impazzire più di tanto, onestamente, però... Accesso alla partita.
Adesso ci sono. Sì. Chi c'è? Dove è il mio lutto? Hai premi da riscuotere. Dove? Addirittura così si traduce. Qua. Dove? Qua. Al libro rosso. Che cazzo devo prendere qua? Non so, manco ci sono le stelline? Ah, sfide. Stelline. Helmgard. Ecco, bravo, fai presto. Tanto sei scarso. Bravo. Sblocca delle cose, vai su inventario, metti roba, dai, non c'è niente. Solo una stellina avevo. Bene, infatti, troppo scarso. Mo dove si apre? Nella I? Energia riduzione dei danni contro il caos. You'll have seen that the twin tail comets. Dove cazzo si apre quella cassa? Dove sono io? Nel punto dove guardavo il venditore. Ok. Ah, che bella sta roba puritana. Poi le altre robe le devo vendere. No, le devi smaltire. Dove? L'inventario, vai su creazione. Siete dei piccio banani, ragazzi. Okay? Siete tutti dei piccio banani. Vi farò dormire praticamente nella stessa stanza e vi chiuderò la porta chiave. Per amore, ovviamente. Allora, dove stanno? Collana, no. Incantesimo. Ecco, questo si potrebbe migliorare. 85-86. Questo. Fabbrica. Culo! Molto meglio, direi. 30% di velocità di rianimazione ci sta. E incantesimo di gioielliere. Ma dove sono le mie magie, Mike? Che magie vuoi fare, bello? Hai le abilità 1, 2, 3 e poi c'è l'abilità quella che si carica praticamente con la F. Tieni schiacciato tab e vedi quali sono le tue abilità passive e attive in alto. Il non lanciare incantesimi sprigiona automatico il sovraccarico. Cioè non devi fare spammare, questo ti sto dicendo. Dobbiamo fare recluta. Possiamo fare recluta solo per cui è un piccio banano, vero? Già. Che palle, Peps, sei proprio una schiappa. Ma tu me l'hai fatto comprare, ma cosa vuoi? Sei proprio una schiappa. Vabbè, scegli la missione, andiamo, va, basta che la facciamo. Ma tu sei sto D'Artagnan col pennacchio? Sì, io sono quello col pennacchio, ma tu c'hai una cazzo di lampada in testa. Che sembra in ambulanza, Peps. Ah, non si luce, vabbè. Dai, nano, impegnati. È una vergogna. Ode. Guardate se mi tocca. Poi quando giocheremo col colonnello bisognerà iniziare ancora. Madonnina santa. It caught our attention that the Rotbloods are digging for something. Turns out they're after the lost monolith of Gulmagak. Oh, dovevate vedere oggi, ho spaccato culi su World of Warships. Seco era presente. Tre affondamenti in un'altra partita, cioè cacciatore pegnine, ci sto prendendo gusto. Vabbè, la prossima live sarà su World of Warships, Shamsens. Dai maga, facci vedere come stai a brandire quella spada. E dov'è il bastone? Porco cazzo. Hai due armi, bello. Una a distanza, gira la ruota, papara. Ecco, bravo. Uno, ah, due. Non è l'arco, quindi ok. Quella è la pozza che non devi bere adesso. Ma che schifo, voglio fare magia. E più avanti, quando premi F la tua abilità, tipo lasci una scia infuocata dietro e svanisci, ti nascondi. Fai quello che ti riesce meglio. Scappi. Oh, 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 oh. E bisogna anche trovare della roba in giro per la mappa. Sarà un cazzo ammazzare sto povero Cristo adesso subito. Keep moving, sì, vabbè, ma con queste difficoltà c'è praticamente li guardo e crepano.
No, allora. No, allora, va bene, ne sai più tu di me. Dai, facciamola fast, facciamola fast, correte, non fermatevi. Another kill. You see me, Blaze? That's how it's done. Che cazzo? Oh, oh, il mago! Cristo! Hai capito il mago? Che ci fa? Mi stava risucchiando qualcosa, mi stava... sì. Non domandiamocelo. Vai mago, spaga tutto! Sono scoppiato, che? Chi è? Grande Sienna! Mi ha fatto morire. Se ho esagerato, mi sono sovraccaricato, boh. Perché Cristo esplode da solo. Una piccola pila. Aia. No, non sono troppo forti, Leva, sei tu che sei troppo scarso. Raga, qua c'è un esercito di stronzi, porca miseria. Secondo me, onestamente, senza offenderti, sei tu che sei scarso, Leo. Non voglio, capito? Basta con sta armatura, muori. Giochi del 74 a quel gioco, caro Leo. E sì, se ancora... spammo Mike mi si riempie la barra e muoio. Hai troppa energia. È troppa energia, Peps, questa è la soluzione. Questa è la risposta a tutti i problemi. Sì, perché in Sicilia fanno tutti gli accordi telefonici con la Russia. Seba. Cazzo di urla so. Cercate il tomo. Questo è un assassino. Vai fuori. We're all good, mates. Fire rat's dead. Tira fuori il tomo, maledetto. Come si salta? Lo spazio. L'ho scaricato perché ancora non aveva traduzione italiana. Quando l'hanno aggiunto, per me è stato un trauma. Ah. Chi? Leo che parla di World of Warships. Lui, sì, lui lo voleva in inglese, perché l'inglese gli piace di più. Lui se non è in inglese non gioca a quel gioco. Ma pensa. Qua c'è una cura. Cura, Peps. Ma non berra quando hai mezza vita, banana. Ah no? Troppo tardi. Ce n'è un'altra qua, venite vicino a me. Ma perché dobbiamo venire vicino a te? E allora, basta. Tu sei un nano puzzolente, cazzo. Basta, ne va. Dai, non possiamo metterci 40 minuti per fare sto livello. Occhio. Sì, no, tu è. Non da dietro, infatti. Guarda il nano come si nasconde. No, no. Occhio che c'è un assassino. Eccolo. Preso.
sto salendo. Vedi che bella che è la spada. Cosa sta succedendo? Calci, pugni. Un'altra cura qua sotto. Che belli che sono, che belli che sono quando bruciano. Tutti stanno pagando Pepsi. Allora controllo dove ho controllato prima, c'era il Grimorio, vediamo se c'è ancora. Se i posti sono prestabiliti oppure tutto a cazzo. Nano! Sì. Qua. Dove cavolo siete? Giù. Sì, vedi. È un posto per te, Nano. Cosa? Ma non vedi il baule, Nano? No. Come non no? Si apre. Spostatevi, no? Che sennò vi butto in acqua. Non si nuota in questo gioco. No. Ah, merda! Yeah. Non abbiamo trovato la chiave. Bene. La chiave stava nella casa, là dove c'erano le passerelle. Dallo scheletro morto. Va bene. Ops, è morto. Non è vero. Na 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 na. Beh, Umi dovrebbe sapere qualcosa, insomma, sulla storia dei capelli, cioè voglio dire. Avete mai visto delle ragazze che si picchiano che non si tirano i capelli? È una cosa orribile, penso, sia da vedere che da sentire. Next one that comes, I'll be sure to let him kill you before I end them. Ah, a rush of water. Quello ci ha preso gusto. Ah, qua arriva il ciccione gigante, vero? In teoria. Qua c'è la bomba, se la volete, Aspetta. Qua c'è la porzione della velocità. Dove? In fondo, dritto. Mi piace proprio carbonizzare la gente, cazzo, fare la grigliata. Facile. Ah, mi manca giocare a Chivalry. Aiuto! Dove cazzo mi porta? Occhio, scusate, dice. Voleva violentare, mi ha detto. Però mi arriva al mare proprio. Aia, di nuovo. Ma che gli fai a questi poveri cristi? Ah, un altro. Ah, è sempre lo stesso. Ah. Dove stai, nonno? La perfetta fiera. Meno male che dovrebbe essere più facile. Bello, vedo. No, no, state, vieni fermi. Qua. State fermi. Deve dare sempre la scudata poi. Se fossi in Svizzera potrei dare una sim per avere internet su una rete 5G limitata gratis a vita. E la madonna. Dal Marocco con amore direttamente in Svizzera. Che stiamo a fare qua? Ah, boh. Era estate, due ragazze si sono messe a fare a parole e sono finite alle mani, è dovuto arrivare a buttafuori per dividerle. E è finito che ha menato pure il buttafuori. Bene. Abbiamo perso secco. Io tunnel.
puoi fare, Peps. Qualcuno l'ha fatto prima con me, quindi... Sì, ma era giù. Era qua. Oh. Pronti? Dai che andiamo. Dai cazzo, questo è facile. Dove bisogna andare? Prendi l'arte del frammento di arte dove? Devastata. L'ho preso. Dove? Ho preso sec. No, tutti. Era dentro il secchio. Ok. Preso. Sì. Aspetta, c'ho la bomba, A me fanno impressione i topi. No, a me i ragni. I topi, ma poveri. I topi non fanno un cazzo, non ti attaccano neanche. Quelli. Non ti mordono, non ti fanno niente. A parte le malattie, non ti attaccano niente. Sì, ho capito, ma che vivi nel medioevo, dai, su. La peste. Sì, la peste, esatto. Hai presente le zanzare, quante malattie ti possono attaccare? Ma infatti sono cattive e brutte. Cazzo. Occhio dietro di voi. Cosa fa sto rincoglionito? Su e giù. Dentro dietro. Aia. No, mi ha buttato giù. Maledetto bastardo. E adesso ti butto giù io. Un altro poi. Dove? Amici, veramente credete alla storia del pipistrello? C'è uno con la cannuccia. C'era uno con la cannuccia. Chi è? Oh? Io. Giù. Veramente credete alla storia del pipistrello? C'è il Covid è venuto fuori da un pipistrello? Batman. Dal tuo pisello hai detto, Mike? Sì. Beh, è credibile come cosa. Che, oh, che cazzo state a fare? Ah, io combatto, non so te. Faccia le cure, se volete. Beh. Cosa credi tu, Seba? Dici, dai, illuminaci. Cosa credi? Da cosa è venuto fuori? Adesso... Parlando così, visto che sei venuto fuori il discorso, non è che me ne frega più di tanto, ma secondo voi quante probabilità ci stavano che un virus, ok, che è praticamente, cioè, mi sembra di giocare a quel gioco lì delle malattie, no? Che devi creare praticamente il virus per annientare l'umanità. Plugging. Esatto, cioè, un virus che ha la contagiosità di un'influenza, quindi si passa molto facilmente da una persona all'altra, e ha una mortalità maggiore, è stato scoperto, è partito casualmente perché un pipistrello si è svegliato un giorno a mangiare un serpente, così. Ma io dico, tipici pipistrelli che mangiano carne. Sì, no, ma sai, ogni tanto così, ci ha detto, beh, mi faccio sto spuntino. Però non è per dire, ma è successo adesso, 2020, cazzo, capito? Non è successo negli anni 90, non è successo tra 10 anni, è successo così, a caso. Ragionateci sopra. Ci sono allineate le stelle in quel momento e hanno detto, andiamo a ammazzare un po' di gente. Aiuto. Diciamo che questo lo trovo alquanto improbabile. State fermi. Edo, state fermi, sai che ti stava prendendo la parola, Sì, stavo fermo proprio. Na 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 na.
Bruciate le tende, bruciali tutti. Bruciate le tette. Qua, qua, venite a me. Da. No, un attimo allora. Da. Gas rat. Beh, Free Power, dico che è molto probabile che questo sia un virus fatto in laboratorio e è anche probabile che ad esempio il vecchio che avrebbe mangiato quella cosa lì sia stato semplicemente una cavia di questo esperimento, dove magari non è neanche da escludersi che la famiglia di questo individuo abbia ricevuto dei denaro in cambio di il silenzio. Vabbè, a me non è che io non sono un fan delle cospirazioni e stronzate varie, però tutte queste cose così del tutto casuali non credo che siano. My quiver holds no answers. No. No. Ti faccio un esempio molto banale, ok? Molto 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 banale. Esiste un indice in borsa che si chiama il VIX. E non è il VIX quello che ti spalmi sul quando sei nato. Esatto. Un indice che praticamente va esattamente in maniera totalmente opposta rispetto a quello che è l'andazzo della borsa. È praticamente tipo un scommettere contro, ok? Non entro qua nel dettaglio di cosa, come, perché. Occhio. Sì, grazie. La morale della favola di tutto ciò è che fino alla settimana scorsa in borsa tutto andava praticamente a rialzo. Poi un giorno un certo tizio che non aveva che cazzo farsene, perché l'ho letta la notizia, non è vero. Un certo tizio che non aveva niente che farsene con 40 milioni ha deciso di investirli, scommettere quello che, contro il mercato. Quindi praticamente comprare il valore di questo indice, e che si è tradotto ovviamente che le borse hanno subito una deflessione, perché tutta la borsa, tutta l'economia essenzialmente è basata sulla psicologia umana. Questo ciccione proprio davanti, neanche su Fasmofobia. E adesso è la parte dove il nano si nasconde sotto. Morale della favola: tutti quelli che stavano analizzando il grafico dicevano benissimo, adesso andrà, cioè sta andando in su, andrà ancora più in su. Da un mattino all'altro, da un giorno all'altro, si sono svegliati praticamente che... E non metterti all'angolo, zio. Così non è stato, capito? Mi ha buttato giù il porco di quel... Cattivo, Sì, peccato che avevo usato la giabile. Ah, quanto... Ma non può attraversare le pareti. Sai come sto male, vedo. E anch'io. No, no. È morto. E anch'io. Beh, buonasera Roby. È tutto bloccato. Chi è che è bloccato? Chi? Ma no, ovvio, perché una volta che rilasci una bestia in giro, quella muta, capito? Repower, la Cina è una dittatura, è inutile star qua a parlarne. Ma a prescindere da ciò, io non sono sicuro, mio caro Seba, che nelle cospirazioni, se vogliamo stare qua a entrare nel discorso delle cospirazioni, che è una cosa che non è che mi piace o mi interessa più di tanto, ci sta una cosa, la palude batteriosa, il posto giusto per parlarne. Di sicuro, solitamente, quello che ti viene presentato, e devi pensarci su, perché di solito è, cioè, è psicologia, sempre psicologia, ma quello che ti viene passato in avanti, ti viene detto, vedi, è colpa di questo, è semplicemente un capro espiatorio. Quindi tu venendomi a dire, la Cina secondo me aveva già un vaccino, eccetera, eccetera. Sì, ma perché? Perché è nato in Cina? Ma questo semplicemente, secondo me, è stato fatto, cioè, può essere stato anche piazzato lì dagli americani, se vogliamo star qua a fare discorsi proprio così campati per aria, capito? Cioè, quindi magari la Cina non ha un vaccino, visto che hanno dovuto poi...
parte che poi in realtà sacrificano le vite delle masse per i loro interessi, quindi non c'entra un cazzo. Però semplicemente secondo me non c'entra, cioè non è da attribuire la colpa alla Cina nello specifico, capito? Quel laboratorio lì non è detto neanche che sia cinese. Bill Gates può essere di sicuro. Bill Gates ha un passato. Sì, sì, sicuro. Ecco i virus, lui. Certo, lui. Sì, sì, ma infatti perché ci sono i. Perché ci sono i virus su Windows e non su Mac? Colpa di Bill Gates. Sì, ma sono molto meno, sono molto meno, è inutile che stiamo qua a cincischiare, non venirmi a dire che ci stanno su Mac perché sono molto meno. Mi raccomando, adesso quando possiamo lanciamoci le bombe in faccia. Va bene. Faccia. Io non ne ho però, Namo. Io ce l'ho una bomba. Ecco che adesso arrivano, ma il nano è partito per i cazzi suoi. Beh, io dov'è, sono dov'è, dov'è? Dov'è? È un dov'è? iPhone dov'è? Nano. C'ho le frecce. Ma secondo te, Piccolino, la gente si piglia la rottura di coglioni di fare, di programmare dei virus quando praticamente ci sta un Mac ogni, che ne so, 5.000 computer? I virus sono il passato. Qua ci stanno pure. Non frega più a nessuno fare virus. Ma sì. Ma raga, la Pfizer ha messo praticamente, esatto, ha messo, c'è la notizia, andate a vedere perché è una notizia assolutamente affidabile. La Pfizer ha preso notizia. La Pfizer ha preso accordi con la Microsoft e nel nuovo vaccino che uscirà ci sarà un chip impiantato, ovviamente, che vi farà prendere il 5G sul telefono, voi farete da antenna umana praticamente. E dopo, oltre a questo, ci sarà anche la grande prenderete anche internet direttamente in fibra dal satellite senza pagare, ovvio, perché il prezzo è il fatto, no, che per, ti per il colonnello è ideale. Allora, esatto, tu appena tocchi il, cioè io ho fatto che tocchi il computer, usciranno le tastiere touch, tu tocchi le tastiere e praticamente sei connesso a internet, capito? E Bill Gates ha pensato a tutto. Ha superato persino Elon Musk. Elon Musk stava facendo praticamente questa cosa con Starlink. Non so se conoscete Starlink, il progetto di Elon Musk. Che c'è che mi fa male? Il veleno che sto lanciando, che stanno spaccando questi buboni. Devi aspettare a passare davanti una cosa. Abbiamo i nemici alle spalle, vai. No, ammazzali. Vedi? Meno male ci siamo noi qua, Pepsi, facciamo noi tutto noi. Il nano lì combatte da solo. No, usa i satelliti, Starlink. Praticamente ti iniettano un vaccino che voli. Capito? Usa un altro sistema. Praticamente quando ti iniettano questo vaccino, tu... Si fa tipo il peer-to-peer. Avete presente il peer-to-peer, no? Internet. Peer to peer. No, no, internet lo passi semplicemente stando vicino agli altri. Ah, buonasera, buonasera, mamma di David. Buonasera.
fatto un buon lavoro nel tirar su quel giovanotto, anche se onestamente a volte bisogna bastonarlo per metterlo sulla riga, sulla retta via, eh. Ai ai ai. Bisogna dire le cose come stanno, Diva, David, quella che è, insomma. Mi metti confusione. Esatto, esatto, siamo tutti ripetitori, Andrea. Mi ringrazio con quella sua bastonata, vedi, vedi, cioè io sono pronto per avere un figlio, basta che non sia come te, David. C'ho sempre quella birra in mano, santi Dio. Ora. C'è una scala. Vai nano. Salto così virile non porta da nessuna parte, com'è possibile? Ah. Lui, Diva, Diva, tu devi capire che Seba sta imparando molto bene il mondo degli adulti da quando ha iniziato a seguire Valentina. E la Madonna. Dobbiamo andare. Lui ha 36 anni diviso 3. Vedi che bisogna andare, raga, mi sono perso. Quando è verde. Almeno credo. Facciamo io giusti stronzi. Seguite me. Ah, al portale magico. E dopo questa potete bannare anche Umi, per favore. Aia. Aspetta, magari avrai una figlia di nome Corona che crescendo sarà una Guinness. Sarà da Guinness. Ok, Lofra? Aia, aia. Dici, eh? Posso bannare adesso? Ho sofferto, sì sì. Sì sì, non ti ha difeso, prendi nota per favore. Con le birre non si scherza. Ma sapete che la vendita delle corona è diminuito ovviamente dopo che è uscito questo casino? Ma perché ovviamente, perché c'è l'ignoranza. Pensa alle vendite di Fabrizio Corona invece. Vabbè, quello è finito in galera, basta, cioè, non vedo il cazzo. Quello doveva finire in galera già da un pezzo. Ah, le compri adesso, ma ha un senso comprare adesso perché costano di meno. Ok raga, vedo la fine. Addirittura. Vogliamo andare? Bene. Chi è? Sei morto, Lofra. Sei morto. Noi ci siamo buttati giù ormai. Addio. Non si può recuperare? Non si può salire là.
Carico il salvataggio. Non entra qua nella sfera, va? Ah, non si possa. Aspetta. Ah, è da rianimare, basta. Non c'è da ammazzare nessuno, vero? No. Ne ho provato a fare tutto qua, ma sotto non si passa. Tu non ti puoi muovere, Lofra? No. Possiamo andare allora nel portale fast? Vedete se vi fa uscire, perché se no ci impieghiamo una vita, Una, due. E niente, manca il banana. Ah, ecco. No, dai. Vittoria! Terreno inforto, infetto. È stato impegnativo, mi ha stancato. Immagino, Peps. Dati che continuo, ho ottenuto 10. Per lunga. Ah, beh, punti esperienza, fanculo. Madonna, che tristezza. Come sono lunghe, Peps? Se queste sono lunghe, io sono il Papa. Sì, Papa Mike. Buonanotte, amore. Fammelo sentire. Ci aggiorniamo, signori. Prossima live, ovviamente, presto. Non domani, neanche dopodomani. Neanche presto, ok? Detto questo, io ovviamente ringrazio tutti. Lofra, Peps, la potenza. Ciao, quindi, grazie. Ciao a tutti, belli e brutti. Buonanotte. Ciao. E ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Buonanotte. Tutti.